Boccia, come si fa in questo difficile percorso anche di costruzione del governo a convincere a quel ceto produttivo, oggi rappresentato qui da Lorella Forelli, che in realtà l'operazione che state mettendo in campo non è un'operazione di poltrone, ma un'operazione che vuole dare risposte a quell'Italia che ha la crescita ancora ferma allo zero? Io ho il massimo rispetto per le imprese e per i lavoratori. È da loro che dobbiamo ripartire e dalla tanta gente che il lavoro non ce l'ha e che vorrebbe prospettive. Ma se non era inciucio quello di 15 mesi fa, quello tra chi aveva vinto le elezioni, il Movimento 5 Stelle, ma non aveva i numeri per governare, e il terzo partito presente in Parlamento, la Lega, non è inciuccio nemmeno questo. Lo dico con il massimo rispetto per le cose che ho ascoltato. Non è che quello era un governo e questo è un inciuccio. Quello era un governo, questo è un governo. Quello era un governo che dava alcune indicazioni di rotta che sono fallite miseramente. Lo zero richiamato prima rileggendo i dati Istat è il risultato di questi 15 mesi. Noi abbiamo lasciato, lo dico utilizzando termini che piacciono agli imprenditori, i libri li abbiamo consegnati a chi è venuto dopo di noi con il paese a più 1,7 e ora si riaprono le porte del Parlamento e riprendiamo, forse, vediamo se ci ritroviamo d'accordo perché è tutto ancora da costruire, il patto di governo, e riprendiamo il paese a zero. Che piaccia o no, questi sono i numeri. Anche per ragioni internazionali. Sì, però ovviamente lo dico a Roberto Arditti con massimo rispetto, non ci nascondiamo sempre dietro le ragioni No, internazionali, però ci sono. perché siamo fanalino di coda, Sì, eravamo hai terzultimi e siamo gli ultimi. ragione. Potevamo essere allo 0,5-0,6, siamo a zero, piantato. Ora, io non pretendo di convincere nessuno, perché la mia posizione sulla necessità che il PD dialogasse sulle questioni sociali e sulle questioni connesse al lavoro con il Movimento 5 Stelle è antica, è Certo. vecchia. E avrei preferito che questa alleanza la facessimo dopo il voto, ma in una condizione come questa, fuggire dalle proprie responsabilità era la cosa più semplice. Scappavamo tutti, andavamo al voto e poi ci saremmo ritrovati qui di nuovo senza maggioranza, perché no, Chiaro? perché il centrodestra, lo avete richiamato voi, non è unito, non lo è mai stato in questi 15 mesi, perché Berlusconi ha sempre votato alcune cose, Salvini altre, la Meloni a volte ha votato con Berlusconi, a volte con Salvini, e ci saremmo ritrovati qui di nuovo in questa condizione. Noi ci stiamo provando, vediamo nelle Allora, prossime ore se ce la facciamo. Loretta Fiorelli, torno.